Dirti, utilizzo della rete come narrazione alternativa, denuncia, mezzo di diffusione e di mobilitazione comune. E dall'altra parte invece questo discorso della parità di genere. Ti voglio soltanto chiedere, prima di passare al capitolo successivo, se secondo te questa lotta per la parità ha prodotto poi un reale cambiamento o un formale cambiamento? Nel senso, ad esempio, l'inserimento di questo punto all'interno della Costituzione in Tunisia, che è stato appunto frutto di tante battaglie tra appunto chi voleva la complementarietà, quindi la donna soltanto con uno statuto di persona degna soltanto a fianco dell'uomo, del capofamiglia, eccetera, versus invece la parità, quindi un'uguaglianza dei diritti. Però poi la cultura dominante, che comunque sappiamo che cambia molto più lentamente rispetto al momento di rottura della rivoluzione, cioè è un processo che poi va sicuramente a modificarsi negli anni e non in poco tempo. Ecco, a livello non formale si è davvero raggiunto ancora la strada è lunga all'interno di questi paesi, come d'altronde nel nostro. Ma in questi paesi, in alcuni casi, la situazione era più avanzata prima della rivoluzione per quanto riguarda le donne, perché il processo rivoluzionario è un processo e quindi non si esaurisce in un anno o due, continuerà per molti anni. E un processo rivoluzionario si scontra con un'opposizione delle forze reazionarie e conservatrici, e quindi in una prima fase, invece di avere un avanzamento, c'è stato piuttosto un arretramento imposto dai partiti islamisti che hanno vinto le prime elezioni sia in Tunisia che in Egitto. Quindi in Tunisia non c'è dubbio che le donne prima avevano molta più libertà, molti più diritti, perché il codice di famiglia varato da Bourguiba nel 1956 era il codice più avanzato nel mondo arabo-musulmano, prevedeva molti diritti per le donne, dal diritto al divorzio, alla negazione della poligamia, al diritto all'aborto, alla contraccezione, insomma, erano molti diritti riconosciuti, tranne quello della parità nell'eredità, che resta un tabù in tutti i paesi musulmani, anche in Tunisia, tant'è vero che adesso questo è uno degli obiettivi delle donne tunisine. Le donne tunisine, nonostante tutto, sono riuscite a salvaguardare nella Costituzione i diritti delle donne. Certo, è un'affermazione anche molto poco definita, perché nonostante questa affermazione nella Costituzione si potrebbero gli islamisti volere rivedere il codice della famiglia, perché poi lì si va a concretizzare il rapporto uomo-donna e quindi a vedere di quali diritti godono veramente oppure no. Però nel frattempo il governo islamista è stato sostituito da un governo cosiddetto tecnico che dovrà guidare il paese fino alle elezioni. Speriamo che nelle prossime elezioni non siano più gli islamisti a vincere e quindi questo pericolo verrebbe scampato. Quello che è successo in Egitto è un po' diverso, è diverso perché anche in Egitto le donne avevano più diritti prima se vogliamo, prima della rivoluzione, almeno sulla carta. Poi lì gli islamisti già molto prima erano intervenuti, perché l'intervento degli islamisti non è solo a livello legislativo, è anche a livello di reislamizzazione della società, quindi di cambiare prima a livello sociale i rapporti e anche i costumi. E quindi il lavoro a livello culturale loro l'hanno già iniziato molto tempo prima in Egitto, e invece in Tunisia è stato molto drastico, no? L'intervento degli islamisti subito dopo la rivoluzione, quando loro hanno vinto le elezioni, si sono sentiti sdoganati e quindi hanno cercato di imporre alle donne il velo, abiti lunghi, non promiscuità, dove sono riusciti, per fortuna non sono riusciti dappertutto, ma per esempio volevano che imporre
l'accesso all'università e anche agli esami delle donne completamente velate, cosa che non è passata ma che ha comportato l'occupazione di un'università, quella di Al-Manuba, per mesi. Insomma, lo scontro è stato duro. In Egitto era già avvenuto in passato, perché le forze islamiste erano già forti in passato, c'erano stati anche gruppi armati che avevano portato avanti questo scontro, soprattutto nel sud dell'Egitto negli anni passati. Però anche le donne egiziane avevano una grande tradizione laica, c'era un forte movimento femminista all'inizio del Novecento in Egitto, e questa corrente femminista è tuttora presente in Egitto, portata avanti da donne come Nawal al-Sadawi, per citare una donna molto nota, una scrittrice molto nota, che volevano costringere a separarsi dal marito perché l'era accusata di apostasia. Quindi, insomma, sono paesi con molte contraddizioni, però anche con una tradizione di lotta delle donne, di femminismo molto, molto sviluppato. Poi ovviamente la vittoria degli islamisti, che è stata molto più forte in Egitto che non in Tunisia, io quando parlo di islamismo vorrei precisare che parlo di islam politico, cioè dell'uso della religione a fini politici, non parlo di islam in quanto religione, perché il discorso sarebbe completamente diverso. Comunque, con la vittoria degli islamisti in Egitto, che è una vittoria che è stata garantita dal loro compromesso fatto con i militari, perché gli islamisti gli islamisti in Egitto subito, fin dall'inizio, quando loro hanno iniziato a partecipare alle rivolte, hanno fatto un compromesso con i militari. Il primo compromesso con i militari è stato accettare e elaborare alcuni emendamenti che i militari volevano introdurre nella Costituzione, e che ha permesso di andare a un referendum su questi emendamenti, che è stato vinto dagli islamisti e dai militari, e che permetteva di andare alle elezioni senza cambiare la legge elettorale. E quindi c'è stata un'elezione che non ha cambiato la legge elettorale, e che però ha visto la vittoria dei Fratelli Musulmani, che hanno ottenuto il 50% dei seggi in Parlamento, e dei Salafiti, che è la forza islamista più radicale, che ha ottenuto il 25% dei seggi. Quindi il restante 25% è stato diviso tra le forze laiche, ma non contava praticamente niente. Quindi la Costituzione, la prima Costituzione, è stata fatta dagli islamisti, introducendo la legge coranica, è tutta basata sul Corano, cosa che poi non è stata, anche se passata con un referendum, è stata rifiutata dalla popolazione. Per questo poi si è arrivati. Poi c'è stata anche l'elezione di un presidente appartenente ai Fratelli Musulmani in Egitto, ma dopo un anno di potere c'è stata una forte reazione popolare, la raccolta di 20 milioni di firme contro il presidente, contro il potere islamista che aveva fallito su tutti i fronti, tranne su quello di imporre la legge islamica, e questo ha portato poi all'intervento dei militari, che è stato applaudito dalla popolazione, ma che certo non può essere una soluzione per chi voleva una vera rivoluzione in Egitto.